Tieni, sono gli incassi della settimana scorsa. Ti ringrazio. Wow, i nostri clienti sembrano adorarti. Grazie. Sarà per il tuo buon umore. Dico sul serio, hai un aspetto raggiante. Sì, forse perché sono innamorata e il mondo mi sorride. Va bene fra te e Christian? Sì, benissimo. Mi sembra strano che tra noi tutto sia cominciato e finito così in fretta. Sono cose che capitano. A te, per esempio, non è mai successo di innamorarti di una persona da un momento all'altro? Certo. Mi è successo una volta, sì. Visto? E come ha reagito Laura? Laura, credo che l'abbia accettato. Si è finalmente resa conto che Christian e io abbiamo un rapporto molto speciale. Ci sei rimasto tanto male che la nostra storia non abbia funzionato. No, Ellen, sta tranquilla. Ti auguro di essere felice con Christian. Davvero. Sei un uomo straordinario, Alexander. Grazie. Spero che anche tu presto riesca a trovare la felicità, come me e Christian. Vedi, noi due... Beh, noi siamo... Siamo fatti davvero l'uno per l'altra. Già, così sembra. Sì, non so spiegarti, ma è come se il destino avesse voluto farci incontrare. Scusa. E... Max? Sì, me lo passi. Pronto? Sì, sono Alexander Zalfeld. Allora vi siete decisi. Congratulazioni. Un momento, controllo subito. Sì, 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 il Fürstenhof è il posto ideale per un po' di romanticismo, mi creda. Siete fortunati, per quel fine settimana la suite nuziale è libera. Solitamente cerchiamo di creare una certa atmosfera, candele, rose, champagne. Sì, sì, certo, si figuri. Che incubo. Solo bugie e segreti. Adesso anche Alexander ha capito che c'è qualcosa sotto. Vorrei tanto dirgli la verità. Era così preoccupato. Però non posso. Non ci sono di mezzo solo io. Devo proteggere Christian e il suo segreto. Nessuno deve sapere quello che gli è successo. Finalmente. Scusa se ho fatto tardi, ma sono reduce da una nottataccia. Che cosa è successo? Non ho quasi chiuso occhio. Avrò dormito sì e no un quarto d'ora. Come mai? Non crederesti alle tue orecchie se te lo raccontassi. Dai, parla. Ti basti coraggio. Sapere che ho rischiato di passare la notte con Ellen. In che senso? Ma poi io ho dormito a casa mia e lei in hotel. Volevo venire da te, ma ho pensato che non sarebbe stata una buona idea. Tania avrebbe potuto vederci. Mi vuoi spiegare cosa è successo esattamente? Ho cercato di farle capire che non sono ancora pronto a stare con lei, ma non so se l'ho convinta. Sospetta qualcosa? Non lo so. Di certo ieri sera non è andata come se l'era immaginato. Insomma, aveva organizzato una cenetta romantica, si era messa un vestito super sexy e... Non guardarmi così, non è successo niente. Non ci siamo nemmeno sfiorati, anche se lei forse l'avrebbe voluto. E non l'hai trovata attraente? Neanche un pochino, voglio dire. Ecco, vedi, nonostante sia stato per me un notevole sforzo, sono riuscito a resisterle. Cosa facciamo adesso? Ecco, non ne ho idea. Comunque sono ottimista. Credo che stia cominciando a capire che non può obbligarmi ad amarla. Sai, in un certo senso mi dispiace per lei. Deve essere terribile non venire ricambiati. Sì, ma in fondo se l'hai cercata. Vedrai che il tuo piano funzionerà. Sei sicuro? Sì. Presto questo maledetto incubo sarà solo un brutto ricordo. Ciao, Laura. Mi sono spaventata. Scusa, ero sovrapensiero. Spero che fossero pensieri belli. Sì, sì, certo, direi di sì. Vorrei fare due chiacchiere con te, se possibile. Con me? A che proposito? Scusa. Ti senti a disagio?
No, no. Di cosa vuoi parlarmi? Beh, credo che noi due dovremmo chiarirci. Davvero? Vorrei che provassimo a mettere da parte i nostri rancori. Facciamo una passeggiata? Torno subito. Andiamo. È stata davvero una bella passeggiata. Ok, di cosa volevi parlarmi esattamente? Beh, credo che dovremmo mettere da parte tutti i nostri malintesi e ricominciare da capo. Sì, hai ragione, sono d'accordo. Vedi, in questi giorni mi sono resa conto di molte cose. E non sempre è stato facile. È successo anche a me. Ah sì? Sul serio? Sì, anch'io per esempio mi sono resa conto che non si può costringere nessuno ad amarci. Sì, è vero. Ho capito di avere commesso uno sbaglio enorme. E poi mi sono resa conto che il mio rapporto con Christian senza una solida base non può funzionare. Helen, tu hai capito che non state bene insieme? No, non è quello che intendevo. Certo che stiamo bene insieme. Sì, è ovvio. Sì. Vogliamo solo affrontare le cose in modo diverso. E fra non molto... Beh, ci sposeremo. Cosa?